Grazie, grazie Presidente. Allora, sì, come anticipato dalla collega Baglio, questo tema è stato affrontato in più di un'occasione, sia in Commissione Patrimonio che in Commissione Urbanistica, in sede congiunta, sul tema appunto per approfondire e per capire un po' i termini di una vicenda che da un punto di vista politico è più che condivisibile, nel senso che, come è stato detto, anche grazie al lavoro e all'impegno, soprattutto grazie al lavoro e all'impegno, insomma, dei rappresentanti municipali, si sta tentando di acquisire a patrimonio questo, diciamo, le strade, i parchi e tutto quello che ad oggi viene utilizzato. Ecco, la cosa che ci ha portato poi in prima istanza, in prima battuta, a rimandare la trattazione di questa deliberazione era tutti i pareri che erano praticamente, diciamo, non proprio favorevoli, diciamo contrari alla proposta, nonostante fosse una proposta di indirizzo, questo va specificato assolutamente, in cui appunto tutti i dipartimenti ci sottolineiamo sul fatto come mancasse un'istruttoria, cioè nel senso si diceva praticamente tutto il quartiere di Roma 70 è utilizzato al pubblico servizio, viene utilizzato al pubblico servizio, quindi acquisiamolo e acquisiamolo al patrimonio di Roma Capitale. In commissione questa prospettazione dei fatti è risultata veritiera e questo è inappuntabile, ma ha comportato appunto la presentazione di quattro emendamenti alla proposta di delibera in esame, di cui il più importante è il quarto, che modifica sostanzialmente il deliberato e che fa comprendere anche i termini in cui noi ci siamo posti nei confronti di questa questione, sia le problematiche principali di questa situazione, ovvero dalla proposta originaria si era fatto nel deliberato, c'era un elenco di vie da acquisire, ma poi in commissione, anche alla presenza, insomma, degli organi e municipali che dipartimentali, si è visto che non tutte quelle strade poi erano effettivamente utilizzate al pubblico transito. Qualcuna pareva che era utilizzata semplicemente da privati e via dicendo, quindi non l'elencazione, quell'elencazione tassativa che era prevista nella proposta di deliberazione originaria, ecco, è stata levata e è stato messo un deliberato un po' più ampio, un po' più generico. Questo anche perché poi in commissione è risultato, ma questo dalle stesse, diciamo, UTI municipali e dagli stessi dipendenti, insomma, dei dipartimenti, vari funzionari dei dipartimenti che si trovavano in difficoltà a dover acquisire, sicché sempliciter patrimonio capitolino, queste strade per il semplice fatto che, come è emerso in commissione, ma insomma come ormai notorio in quasi tutti i quartieri di Roma, in tutti i municipi di Roma, c'è una situazione, anzi più di una situazione similare, in cui appunto c'era un problema con i collaudi delle strade, la cooperativa che è fallita, quindi come notificare e a chi notificare, essendo insomma insistente un fallimento, quindi le varie problematiche. Quindi noi abbiamo modificato principalmente quasi una buona parte del deliberato con quattro emendamenti, diciamo che non del deliberato, pardon, dell'intera proposta, con appunto l'ultimo emendamento che poi presenterò, che subordina, diciamo, la predisposizione di un tavolo, la predisposizione e il perfettamento di tutti gli atti necessari all'acquisizione e via via dicendo, all'istruttoria municipale, che era quella che in fin dei conti era sia rilevata come ostativa sia dai pareri dei dipartimenti, ma che era emersa anche poi in commissione, in cui effettivamente pareva che, da quello che si è appreso, che non si comprendeva appunto come notificare determinati atti a un soggetto fallito. Ovviamente una procedura c'è e non sto qui a dare spiegazioni di diritto amministrativo, anche perché insomma non sono assolutamente nella posizione di poter dare lezioni a chi che sia. Insomma, c'erano un po' di impasse anche a livello municipale nel procedere all'istruttore, quindi in primo luogo a individuare le strade, in seconda battuta a verificare la conformità delle stesse o meno, che poi anche questa è una verifica da fare al codice della strada e tutte le prescrizioni,
In secondo luogo, successivamente a questa istruttoria, a porre in essere appunto un tavolo che colleghi, meglio faccia sedere tutti i soggetti interessati di fronte a un tavolo per vedere appunto qual è il modo migliore per procedere a questa che è, concordo con i consiglieri che hanno proposto la delibera, una delle problematiche di Roma 70, sottolineando che Roma 70 non è l'unica Roma 70 a Roma Capitale, ecco solo questo. Grazie Presidente, poi mi riservo di intervenire successivamente. Grazie. Grazie a lei.